attenzione perché l'Inter è partita forte, due minuti, subito un'occasione per la clamorosissima occasione per l'Inter su calcio d'angolo, l'incornata di Bastoni che ci ha preso gusto, primo gol con la Roma nell'ultimo turno, palla che va parata da Ochoa dalle parti di Thuram che doveva solo metterla dentro a porta vuota, prende il palo interno, linea e Ochoa se la ritrova di nuovo tra le braccia. Gol mangiato qui dal piccolo Marcus. Michele, ecco. Caro sono Simone. Michele, due episodi in area successivamente in un'azione in cui l'arbitro ha detto di continuare. Non mi sembrava niente di, particolare, però sono due episodi che qui l'Inter ha protestato. Sì, sta attaccando solo l'Inter da tre minuti, ora quarto minuto di gioco, sempre Inter in avanti con Barella e Pavard. Attenzione Pavard, il cross, Lautaro anticipato ancora in calcio d'angolo. Inter che è partita fortissimo e anche le scelte di Inzaghi vanno in questa direzione, coppia titolare in attacco, centrocampo titolare, dopo che in settimana tanto si era parlato di turnover in ottica Atletico, ma intanto ci stanno facendo rivedere l'episodio che diceva Paolo, Thuram su Boateng, niente di che, più Thuram che va a sbattere. Io sarei andato al VAR, ormai è consuetudine andare al VAR quando c'è il VAR. Il VAR vede sempre senza andare, poi se ritiene che sia un chiaro ed evidente errore, calcio d'angolo per l'Inter, ancora c'è una attenzione, palla al centro, respinta dei tre centrali, tiro altissimo di Mkhitaryan. Ci risiamo con i complottisti del VAR, ci risiamo. Ragazzi, la serata è ancora lunga, saremo insieme fino alle 23, ve lo dico. Mamma mia, ci stanno facendo rivedere. Io mi sono molto meravigliato che il nostro caro amico non sia andato, tenore, non sia andato a Sanremo, perché mi aspettavo sinceramente un invito da parte di Amadeus. Gli ho scritto, ma non mi ha risposto. Ma come si è permesso? Chissà come mai. Era un Sanremo molto nerazzurro tra Amadeus Fiorello, il figlio Giuseppe. Tu avresti dovuto puntare tutto sulla fede. Calcistica, anche Renga, che no, ha dato anche la truccatrice. Ho fatto una volta una cosa con lui con Amadeus. La truccatrice è interista anche lei. Ecco, vedi. Però ogni tanto ci sentiamo per questa chicca. Sì, però, ciononostante, non ti hanno accolto. Non mi hanno. attenzione, perché comunque ragazzi stanno. Per il prossimo anno io canterei VAR. VAR. Esatto. Niente di fatto, scherzavo. Autore Vinci. Eravamo quattro amici al VAR. Di Morina, Vinci e Paolino cantano VAR. Eravamo quattro amici al VAR. Nel frattempo voglio andare da Antonio. Antonio, l'Inter ha il primo squillo al minuto 2. Occasione mangiata, occasione sprecata. Lancio per Barella, attenzione, Barella solo davanti a Ochoa e poi vedremo se è fuori gioco traversa. Ma credo sia fuori gioco, vediamo. La deviazione di Ochoa e quindi credo che fosse tutto regolare. Bastoni per Barella, regolarissimo. Barella si presenta tutto solo davanti ad Ochoa, carica il destro, poteva fare quello che voleva, tirare rasoterra, darla a Thuram che era solo a sinistra, Ochoa la sfiora. Ma l'ha presa. Sì, ho capito, però questo è un gol stramangiato ancora di più di quello di Thuram di prima che già era clamoroso. Però, Due gol... divorati dall'Inter in 6 minuti. Di secondi. Calcio d'angolo per l'Inter, ancora Çalhanoğlu. Tira fuori il pallottoliere. Çalhanoğlu palla al centro, attenzione, il colpo di testa alto, colpo di testa alto ancora di Bastoni, clamoroso però ragazzi, non si possono sbagliare gol così. Ripeto, Barella poteva fare un po', se vi ricordate Inter-Juventus l'anno dello scudetto dell'Inter, Bastoni che lanciò Barella e spesso lo cerca, l'ha trovato, sbaglia il fuorigioco. Come? La Juve di Pirlo. Esatto, la Juve di Pirlo. Sbaglia qua la Salernitana, clamorosamente il fuorigioco. Barella si invola, Ochoa la sfiora. Ma secondo me il tiro comunque è troppo alto. Cioè, o la piazzi o la passa a Thuram, che era dietro la linea del pallone, poteva anche dargli la rasoterra. Falla vedere l'azione, però falla vedere il mimo accanto. Certo che se Liverani schiera la difesa così alta, ma soprattutto a tre, ma soprattutto così alta. La schierata a tre, secondo me è un suicidio. L'ha provata a tre proprio per non cambiare troppo i meccanismi, perché la Salernitana viene da tante partite giocate con la difesa a tre. Si parlava di difesa a quattro, c'è Manolassi in panchina che ha detto saranno le solite frasi, tutte finali, battaglie, ce la possiamo fare, eccetera. Manolassi che parte dalla panchina, Boateng non ha i 90 minuti, parte lui, probabilmente ci sarà la staffetta, fuori Boateng, dentro Manolassi, che se ci avessero detto 3, 4, 5 anni fa sarà la difesa della Salernitana. Comunque, è più una difesa Champions. La Salernitana ha guadagnato un fallo laterale. Ah,
fa progressi, però, insomma. Ma siamo 0-0, siamo 0-0, ottavo minuto di gioco, quindi le partite bisogna sbloccarle, esatto. Bisogna segnare, non è che si vincono perché crei palle gol. Però la parata di Ochoa è stata determinante, perché la... Sì, è vero, il tocco è stato determinante, è andato sulla traversa esterna, sì. E poi in calcio d'angolo. Se non la prendeva era gol. Ochoa, che ricordiamo insegue il suo sesto mondiale, sarebbe un record, e si giocherà proprio a casa sua in Messico, oltre che negli Stati Uniti e in Canada nel 2026. Ochoa è un grandissimo portiere, mito del calcio messicano. Pavar, attenzione all'Inter ora che avanza. Inter in maglia oggi completa tenuta arancione, anche un po' per Dumfries e De Vrij? No, non credo, ma comunque un po' olandese. Sì, un po' olandese, c'è anche Klassen che reclama spazio, potrebbe essere... nel secondo anche tempo lui olandese, tra l'altro. Anche lui, sì, all'andata siete ha giocato ritornati titolare. Ai nomi in italiano o di nuovo no, poi abbiamo fatto il capodanno cinese, adesso siamo tornati ai nomi italiani, era solo per l'inaugurazione dell'anno del Drago. Tu hai festeggiato? L'anno del Drago, sì sì, certo, domenica scorsa abbiamo inaugurato. E avevi la maglia con scritto Borrelli in cinese? Con Borrelli in cinese, sì, sì, sarei sì. Curiosa di scoprire i caratteri. Tra l'altro se volete vedere il Drago cinese io ve lo posso rappresentare. Vediamo, vediamo Simone, vediamo prima questa l'ora. Azione perché attacca l'Inter, attenzione con Bastoni che la mette in mezzo, respinge la difesa ancora con Boateng di testa, ma c'è Pavard da quest'altra parte, Inter che schiaccia la Salernitana nell'area di rigore, Mkhitaryan ancora per Pavard che avanza, il francese, il numero 28, gioco di gambe, la da Barella, attenzione, Barella può crossare, arriva il cross, palla al centro, scivolata in calcio d'angolo, Lautaro e Thuram, uno in ritardo su un palo, l'altro che non riesce a prenderla perché la palla va in mezzo ai due attaccanti dell'Inter, altra occasione, ma calcio d'angolo adesso l'ennesimo per l'Inter che è partita fortissimo, ricordo due clamorose occasioni sprecate, una da Thuram a porta vuota, prende il palo interno, linea, Ochoa la blocca, l'altra Barella involato sul lancio di Bastoni, solissimo. Si fa respingere il tiro in angolo. Çalhanoğlu, il colpo di testa, ancora la palla a Thuram, Ochoa in calcio d'angolo dall'altra parte, è stato stavolta De Vrij a colpire e Ochoa incoraggia i suoi che se la stanno vedendo veramente brutta. Il colpo di testa di De Vrij è finito sulla schiena di Pavard, poi stava andando a servire quasi Thuram che non ci arriva per un niente e Ochoa è bravo ancora in calcio d'angolo, è un assedio, sembrano sì, gli ultimi minuti, ma siamo al decimo. Sembra una siamo al decimo, segno. Esatto, cioè mamma questo ritmo mia. Può essere tenuto. Çalhanoğlu tira in porta, palla alta e qua pretende troppo il sultano, caro Simone. Si sta giocando Inter contro Ochoa, Inter contro Ochoa. E ricordiamo ci sono 47 punti di differenza, 60 difesa, l'Inter, 13 sì, la ma Salernitana. L'ho visto... In 11 minuti Paolo, difesa della Salernitana bucata quattro volte, malissimo. Solo buchi. No, dicevo Antonio, non riesce solo a questo ritmo l'Inter lo può attenzione tenere. Scusa vittoria ancora l'Inter in avanti con una bella azione in verticale, il tiro respinto di Lautaro, Barella l'ha trovato, bella l'azione qui veramente in verticale a superare tutta la linea difensiva della Salernitana, ma l'ultimo tiro di Lautaro è stato respinto, ma ancora Inter che non toglie il piede dall'acceleratore, ora un passaggio sbagliato e possono ripartire gli uomini di Liverani, o meglio provarci perché c'è Çalhanoğlu in scivolata, ferma tutto e la tira in fallo laterale. Antonio, riparto da te, poi voglio ovviamente il commento dell'ala nerazzurra, questo ritmo può essere tenuto dall'Inter anche se stai giocando comunque con la Salernitana, con tutto il rispetto. Assolutamente sì, ma basterà tenerlo almeno fino al gol del vantaggio, cioè la classica situazione di quando si giocava a soldatini, no? Ovvero quelli che attaccano, quelli che stanno in qualche gioco di società, ecco, attacchi, sfrutti tutta la tua potenza e poi basterà passare in vantaggio senza passare poi l'attenzione. Cosa voglio dire? Che mi sembra davvero disorientata in tutti i sensi l'approccio alla partita e la dimostrazione di quanto hanno provato anche solo in pochi giorni quelli della Salernitana e un Inter che sta provando ha sicuramente sbagliato troppo per le caratteristiche che ha, però dimostra quante occasioni è riuscita a creare. Mi sembra quella più plateale o che definirei più con un margine d'errore elevato è quella di Barella, perché aveva avuto tutto il tempo per gestire in altro modo, con qualità, con precisione, che sono due doti che sicuramente lui non disconosce, e piazzare il pallone sarebbe stata la cosa più comoda. A quel punto lì l'inserimento è stato perfetto, insufficiente la gestione
di quell'azione da parte della Salernitana, rispetto invece all'errore, seppur errore, cioè più che errore, un tentativo non facile da parte di Thuram quando ha colpito il palo in apertura di partita. Ho scoperto che Antonio da bambino giocava con i soldatini, pensavo giocasse a guardie e ladri, comunque. Dai! Così. No, no, io ho parlato vorrei... dei soldatini perché quando vincevi buttavi velocemente giù ogni indiano e il cowboy, ecco. Non volevo entrare nei particolari. Ecco Paolo, riparto però da te proprio... un attacco a senso unico. Ecco, riparto da Paolo proprio con questa osservazione di Antonio, cioè quell'occasione di Barella al sesto minuto, se non al quinto minuto, no? Sì, quanto avrebbe potuto già blindare il risultato, o perlomeno permettere un approccio diverso? Aspetta che concludo. Secondo te questo è avvenuto perché Barella è stato egoista o perché non si è trovato nel momento, magari i compagni vicini? Non è stato freddo e razionale, perché forse aveva psicologicamente pensato di essere in fuorigioco. Ok. Perché tutti abbiamo visto, ci è sembrato questo. Quindi è anche a noi sembrava all'inizio potesse essere. Quindi è sembrato un po' impacciato da questo punto di vista, quindi ha sparacchiato in questo modo. Grande parata di Ochoa. Io vorrei dire una cosa a proposito dell'aspetto della partita che sta dominando l'Inter. Non è l'allenatore giusto, Liverani, che è un ottimo allenatore. Scusa Paolo, perché Mkhitaryan per Pavard, Inter che sta per entrare in area di rigore da destra con Barella, la Salernitana tutta in area di rigore, il cross di Barella respinto da Pellegrino. Scusa Paolo. No, prego, scusa te. Volevo dire, in buona sostanza, non è l'allenatore giusto, io l'ho seguito per parecchi anni a Lecce, è un ottimo allenatore, ha fatto promozioni, ma è un allenatore che gioca al calcio, quando può giocare al calcio. Stasera è completamente impedito, forse avrei aspettato un po' prima di liquidare Pippo Inzaghi dall'oggi al domani, ecco, questo mi sembra un elemento chiaro. Avresti dato ancora fiducia? Certo. Soprattutto magari vedendo il calendario della Salernitana, esatto. Anche se aveva l'Inter. Ancora Inter con Çalhanoğlu per Dumfries in aria, Dumfries al centro, il tiro di Lautaro che svirgola, o meglio cicca il pallone in posizione favorevolissima. Ma non è possibile. Questa non è da questo Lautaro, un rigore, palla bellissima. Un rigore in movimento. Rigore in movimento, Çalhanoğlu per Dumfries che entra in area di rigore, è bellissimo l'assist al centro, Lautaro che... con la Salernitana ha segnato ben 9 gol, di cui 4 tutti all'andata in 27 minuti da subentrato, è un record, però stavolta l'ha proprio mancata. Ennesima occasione per l'Inter che però ancora ci riprova con Çalhanoğlu, ancora Lautaro al limite dell'area, il tacco per Mkhitaryan, il tiro di sinistro alto sopra la traversa. 15 minuti, sempre 0-0, regge la barcollante difesa della Salernitana, ma è furia Inter che però non riesce ancora a segnare. Chissà cosa sta pensando Simeone. Dell'Atletico. Simeone che giocherà domani alle 14 con la Spalmas e ha già un po' polemizzato. La Liga non ci vuole bene perché l'Inter venerdì e noi sabato giocano alle 14. Ha ragione. Visto dal suo punto di vista non puoi dire vabbè niente. Ma ragazzi, allora anche Gasperini che polemizza sul ritiro del 28, comunque, visto che siamo in chiave guarda Inter. Che 24 8 tiri a 0 di in questi 15 minuti pazzesco. Ieri sera 8 tiri a 0, ma risultato bugiardo perché però poteva essere veramente almeno 2-0, però se almeno. Si sbagliano quei gol non è diciamo colpa di nessuno, è colpa dell'Inter che ha sbagliato i gol. Voglio darvi una chicca. Ieri sera Stefan, allenatore del Rennes, intervistato da me, ha detto testualmente che è molto scocciato di giocare alle 15, che c'è un malumore anche in Francia a giocare sabato alle 15, domenica alle 15, 2 giorni e mezzo dopo Milan-Rennes. Però sai, giovedì, quando giochi, è vicino a un'altra però partita. Però può giocare alle 21 almeno, no? Sì, però anche lì Simeone domani in casa alle 14, questa è la sera alle 21. Pensa sono che questo si lamenta di 5 ore, qua stiamo parlando di 24 ore, che cambia tutto. 24, sono 15 ore, dalle 23 alle 14, sono 15 è ore. È un giorno comunque. Gioca in casa. Un giorno in casa con la Spalmas a Madrid. Penso che la cosa che... Attenzione, quello che ha più ragione è Gasperini che pretendeva di giocare prima la partita con l'Inter. È quella a cui facevo riferimento poi poc'anzi. Poi ce lo spiegheranno. Il Napoli e l'Inter sono in Europa e quindi la prima settimana utile è quella dopo l'andata europea. Attenzione all'Inter con il tiro! Salernitana 0 al 18esimo, la sbloccata Thuram, la prima volta perdona, la seconda no, decimo gol in campionato, 12 stagionali per il francese che la sblocca, era nell'aria comunque, era nell'aria. Ma
E ragazzi, in un quarto d'ora in cui tu stai pressando hai creato 5 occasioni di gol, ma veramente 5, non per dire, finalmente al 17esimo-18esimo sì, minuto. Bravo anche Carlos Augusto, che l'ha messa molto bene in mezzo, la difesa della Salernitana molto rivedibile, perché c'erano Lautaro, c'era Thuram, le marcature veramente all'acqua di rosa. L'uomo più vicino a Thuram era 5 metri. Il problema? Sì, sì, sì. Sì. Vittoria. Esatto. Arriviamo Simone, vai Antonio. Che era maturo. A San Siro. No, volevo dire appunto a San Siro, attenzione. Simone, un secondo, perdonatemi ragazzi, ma chi è in collegamento è in difficoltà perché arriva un attimo dopo il collegamento, quindi facciamo concludere per favore anche perché non si capisce velocemente niente. Era proprio la considerazione che avrei voluto fare prima del gol, sì. Un gol che stava cioè che era maturo, non stava maturando. Sì. La distanza minima da parte dei difensori dell'Inter con Barella, con Thuram, cioè attenzione ancora a Lautaro, il tiro, gol del Vero, gol del numero 10, 20esimo gol di Lautaro, 10° alla Salernitana, 57esimo dell'Inter, Internazionale 2, Salernitana 0, e l'Inter veramente sta adesso raccogliendo i frutti di questa partenza sparata veramente col piede sull'acceleratore. Pensate, Lautaro fa per il terzo anno consecutivo almeno 20 gol in Serie A, era successo solo a Meazza, parliamo di anni 30, e a Niers, parliamo di fine anni 40, inizio anni 50. Quanti gol ha fatto? Ha detto 57, molti di più. No, l'Inter, 57 gol. Ah, l'Inter. L'Inter, 57 gol. No, pensavo Lautaro, quanti gol ha fatto? No, Lautaro è arrivato con questo a 20 gol. Non quest'anno, complessivamente. Ah, complessivamente è arrivato a 125, giusto ricordare anche questo, perché oggi stacca Icardi ed è l'ottavo marcatore della storia dell'Inter da solo. Per questo gol riceve... Ha preso un gol sul fallo laterale. Riceve il pallone da una rimessa laterale effettuata a centrocampo, sulla linea di centrocampo, e questo va da solo. Fallo laterale, Lautaro da sinistra, se la porta sul destro e tira sul secondo palo, il palo lontano, e batte Ochoa, che non poteva fare comunque niente. Sì, è stato anche all'Inter. La sfida con la formazione primavera-Inter sarebbe più complicata per la prima squadra. Due riflessioni su Liverani, perdonatemi, sto vedendo delle cose che non sono affatto tollerabili. Sì, come inizio di campionato non bene. No, malissimo. Antonio, ce l'avevo con te, scusami, dicevo, per dare valore alla tua... Ah, non ho sentito, scusa. No, per dare valore alla tua teoria, per sottolineare, no, quanto stessi dicendo, dicevo, come prima di campionato per Liverani, non benissimo, anzi. E io ho aggiunto, chi sta pensando Pippo Inzaghi? Cosa pensa Pippo Inzaghi? E soprattutto, chi ha esonerato Pippo Inzaghi? Si sta mangiando le mani o comunque? No, ma lo sapete che con l'Inter Inzaghi... era già scritto il fatto che fosse molto difficile? Inzaghi è uno degli allenatori per la Serie A più sopravvalutati che ci sia. Non è solo. Sì. Ma qua tra Paolo Sosa, Liverani, Inzaghi, forse sarà la squadra che non è forte. Cioè, ovviamente parlo di Inzaghi Pippo, attenzione. Certo. Ma lo sapevate che Pippo Inzaghi è un interista sfegatato, sempre stato di famiglia. Grazie che ce l'hai detto. Attenzione, punizione per l'Inter, Çalhanoğlu la mette rasoterra per Barella, che però se l'aspettava un po' più corta, ma Barella è bravo a recuperare con uno scatto il pallone, quindi calcio d'angolo per l'Inter perché forse la mette in mezzo. Forse ha speso troppe energie in previsione dell'Atletico, Barella, con questo scatto. Ma sì, a fine primo tempo facciamo una serie di cambi clamorosa, vediamo se Simone Inzaghi è d'accordo. È stato favoloso Borrelli quando a un certo punto non voleva più sentire un certo discorso, ha detto seguiamo questa partita interessantissima. No, il gioco dell'Inter bellissimo, non la partita interessantissima. Ragazzi, ma l'Inter sta vincendo 2-0 con la Salernitana, ultima in campionato, sì, ma sta facendo calcio praticamente solo Çalhanoğlu, palla in mezzo, scusa Vittoria, perché la palla qua è sempre in area di rigore, cioè, da una parte alla... sempre siamo arrivati a una serie di calci d'angolo record. La Salernitana prova a ripartire con Ciauna, vediamo, l'arbitro dice punizione per l'Inter, questo era pallone sul calcio d'angolo, è andato fuori come la Juventus l'altro giorno. Ancora il lancio per Dumfries che di testa la mette all'indietro per Çalhanoğlu, che alza la testa, ancora il turco per l'olandese, gioco di gambe addirittura per Dumfries che poi alla fine torna indietro e va da Çalhanoğlu, Barella. Ora Inter che è in surplus, amministra, torna dai difensori, De Vrij che sostituisce, ricordiamo, Acerbi, dovrebbe tornare a Lecce, caro Paolo, dopo anche l'Atletico Madrid difficilmente ci sarà martedì.
Francesco Acerbi. Oggi invece ha recuperato Inzaghi, Frattesi che è in panchina. Ci sono squadre come la Juventus e il Milan soprattutto che hanno decine di assenti e non piangono. Ma noi non Inzaghi piangiamo. Piangeva, anche se un bravissimo allenatore, per carità, piangeva per l'assenza di Quadrato. Attenzione Lautaro, al limite dell'aria, carica il destro, poi la lascia a Barella, non si intendono il capitano e il vice capitano. E la Salernitana quindi può rinviare, ma rinvia di un metro, perché ancora l'Inter a recuperare palla sulla tre quarti. Ora in verticale, ancora su Dumfries, spesso a destra, ma anche bastoni a sinistra, non è che possiamo dire pende a destra, pende a sinistra, pende da tutte le parti. Diciamo che il campo sembra un po', vi ricordate il cartone animato Ollie e Benji in discesa? Sì. Ecco, la Salernitana sembra in salita, ora svirgola anche spazzando un difensore, restituisce la palla a Dumfries. Sembra davvero in discesa per l'Inter il campo e in salita per la Salernitana. Çalhanoğlu, Barella. Barella all'indietro per Mkhitaryan. Siamo sempre a ridosso dell'area di rigore. Adesso si va da destra a sinistra. Bastoni allarga. Lautaro Bastoni. Ora un muro tutti dietro la linea della palla. I blu neri della Salernitana. Maglie oggi tutte diverse. Sarebbe nerazzurri contro granata. Invece sono arancioni contro neri. Questo è il calcio di oggi. Bastoni, attenzione per Thuram! Lo spiovente di uno scatenato Alessandro Bastoni in versione assist man. Si allunga Ticus col suo 1,92 m. Per poco non ci arriva e non fa una doppietta. Insegue ancora la sua prima doppietta stagionale. Oggi con quel gol è arrivato a quota 10 in campionato, ma anche 7 assist, 3 rigori procurati, quindi è entrato davvero in tantissimi gol come prima stagione, niente male per Marcus. Siamo venuti fin qua. Sapete cosa sta pensando Inzaghi? Paolino. Vai. Paolino. Sapete cosa Paolino. Dimmi. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Tura. Originalità, ma l'avete inventata? Era di Cacà, ragazzi. Personalità, Antonio, cosa sta pensando Inzaghi? Sta scrivendo agli amici: mannaggia, guarda, aspettate, domani non so se posso venire al mare perché qui mi sa tanto che mi richiamano. Ecco. Perché sei ancora sotto contratto, quindi rischia di essere richiamato perché è improponibile una Salernitana con questo atteggiamento, con questi errori che. E al limite quasi dell'ipotizzare che la squadra remi contro, cioè remi per il ritorno di Inzaghi. Pensa cosa ti vengo a dire. Più che tutto, esatto, Antonio, cioè l'atteggiamento. Solitamente quando arriva un nuovo mister sulla panchina, mi riferisco alla mia ala, no, sinistra, di Ezio e Paolo, e poi chiaramente anche Antonio Paolino, quando arriva, no, un nuovo mister, dovrebbe dare la scossa. Questa scossa in questo momento però, in campo non si sta percependo. Esattamente l'opposto. Poi aspetta Ezio, perché togli sulla carta che l'Inter sicuramente è più forte, è una rosa più forte, è capolista e sta facendo un campionato rispetto alle altre di un altro sport. Attenzione, ancora Lautaro per Barella sul sinistro, palla al centro, deviazione, Dumfries, gol! Quasi autogol, respinta, rimpallo che finisce dalle parti di Dumfries che arriva e a porta vuota non può che sigillare il risultato. Terzo gol in Serie A, era stato un po' fuori Dumfries nelle ultime settimane. Torna e segna in maglia orange, la maglia della sua nazionale. Internazionale 3, Salernitana 0, siamo ancora al 40esimo minuto. È lunga per la Salernitana. Ochoa non è riuscito a respingere dopo che un suo compagno di squadra gliel'ha deviata all'ultimo momento. La mette sulla sinistra dove arriva Dumfries e a porta vuota segna di sinistra. Ha fatto l'assist. Ha fatto l'assist. Ha fatto praticamente l'assist, sì. Però è quasi una cosa che effettivamente cerca di stopparla, gli scivola via dalle mani. Però e io la non, serve. Non do qua colpa a Ochoa perché c'è stata la deviazione. Ma passa Livis. Ce l'aveva in mano, gli è scappata via dalle mani. Ma la deviazione è ravvicinata. Stavi facendo una domanda importante, stavi dicendo. È ravvicinata la deviazione del difensore. È finito il primo tempo. Finisce il primo tempo, applausi scroscianti, ancora dei più di 70.000. Quest'anno l'Inter l'anno scorso aveva sfiorato i 73 e quest'anno ha superato i 73.000 di media, perché vai a San Siro e ti godi lo spettacolo. Con questi tre gol l'Inter ha 58 gol. Si erano offesi perché hanno paragonato in settimana al City, al Bayern Monaco, dice il City ne ha fatti 56, allora noi 58, ecco, e li superiamo. Poi come difesa sorpasso. L'Inter non ha uguali perché come difesa 12 gol subiti. Adesso a parte gli scherzi è la prima contro l'ultima, però non è scontato che peccato tu li schiacci. Un altro campionato, ma Guardiola continua a dire: solo io so
cosa abbiamo dovuto fare per avere la meglio dell'Inter, certo, di adesso Inzaghi. Vincerà la Champions League, quindi lo sappiamo già. Io, tocca a me. Certo. Tocca a me. Facevo un'analisi. Si prende la parola. Che alza la mano. Toccava a me un impegno. Sì, sì. Tu hai fatto, ha detto Leão che crede allo scudetto. Adesso ha 11 punti di distacco, continua a crederci. Non riesce a... Non diciamo che non riesce a non parlare. Non riesce anche più a contestare Juventus e Milan. 11 punti. Leão mi dice che lotta per lo scudetto. Meno 11 a parità di partita. In questo momento è una follia, esempio, sono poi da partite 11 punti, sono una somma, ecco, enorme di punti. Comunque torniamo alla partita, è un'analisi, sì, obiettiva, cerchiamo di fare meno teatro, meno tenori e più concretezza. Effettivamente è vero quello che diceva anche Ezio relativamente che non è la partita giusta per Liverani. Sì, non è la partita giusta, però l'approccio non è stato arcigno, non è stato inizialmente determinato, non è stato inizialmente una squadra che vuole almeno dimostrare di avere una scossa psicologica. Sì, tentare almeno. Esatto. È sembrata invece una squadra che fosse completamente rassegnata alla volontà dell'Inter, che rimane una squadra fortissima, la più forte del campionato certamente. Però al di là di questo non mi è piaciuto l'approccio salernitana, perché questo approccio salernitana l'ha avuto in casa con l'Inter all'andata. I 4 gol li fece negli ultimi 25 minuti, se vi ricordate, con la Juventus in cui subì all'ultimo minuto, col Milan con cui pareggiò 2-2 ed era in vantaggio fino all'ultimo minuto. L'ho avuto a Torino soltanto 12 giorni fa, quando ha pareggiato 0-0 al grande Torino, allo stadio Grande Torino. Quindi, in buona sostanza, secondo me Liverani, insisto per dire, non è l'allenatore giusto. E credo che qualcuno fra... che ha in libro paga, come libro paga, come Paolo Sosa o lo stesso Inzaghi, possa essere richiamato da un momento all'altro. Beh, ma ragazzi, e poi chiudo la parentesi salernitana perché voglio gli appendano, voglio i voti di questo primo tempo. C'è una sorpresa da parte di Simone Barbato, ma lo so che voi non avevate dubbi in merito al fatto che lui potesse ancora stupirci fino alle 23 insieme. Poi vi ricordo che questa sera ci sarà il nuovo programma sociopolitico che vi attende, Area Pulita Serale, ma avremo modo anche questo di approfondire in corso di serata. Allora, Liberani che arriva in una serie di politiche anche dopo dei no da parte di alcuni mister che erano stati contattati. È tempo di voti, è tempo di giudizi, chi promuovi, chi bocci. Michele Borrelli, up and down, regia, sigla. Allora, qui vi dico, sette tiri nello specchio, sette tiri fuori, 14 tiri a zero, 78% di possesso palla. Calci d'angolo 9-0, come fai a scegliere 1-2? Facilito anche il compito della regia scrivendo Inzaghi, Inzaghi 8, collettivo 8, o squadra, possono scrivere o squadra o collettivo come preferiscono, okay, e basta. Down nessuno. No, down ce n'è uno. Eh? Ce n'è uno down. Chi è down? Sommer, che non è sceso l'attacco. Vabbè, Sommer è senza voto. Sommer. All'attacco, doveva andare all'attacco. Possiamo mettere nei down Sommer senza voto. Ma non è down, poverino, non è colpa sua. Doveva andare all'attacco. Doveva andare all'attacco, no, no. Dai, Inzaghi 8, squadra 8. Anche perché, ragazzi... Perché non c'è uno che spicca, è proprio l'insieme. Non è che l'Inter ha vinto perché uno ha fatto il grandissimo gol. No, c'è Bastoni che allarga, Barella che si inserisce, Dumfries che va da destra, la difesa che imposta bene, l'attaccante che aiuta, quello che si mangia il gol, poi subito dopo si fa perdonare perché lo segna. Come fai a scegliere uno? No, sorridevo perché Sommer senza voto. Mi ricordava, caro Antonio Paolino, visto che ti stavi per... aggiungere nella nostra discussione, no, mi sembrava la partita del fantacalcio, aspetta Antonio, mi ricordava quella vignetta che era comparsa sui social dopo il derby d'Italia con gli spettatori allo stadio più Sommer. Va bene, è vero, è successo, sì, lì era la simpatia che rispecchiava la personalità di quella signora che ha l'incubo, no, l'ossessione come gli amici simpatici in studio della Juventus. Ma al di là di questo, cioè, è vero che l'Inter si è spianata da sola la partita, però qualcuno è senza voto, diciamo, perché ha fatto la comparsa in questa sceneggiata, in questo film, dove ha macinato gioco, dove gli viene tutto bene e ci mancherebbe. Però nei down bisogna mettere per forza ad ogni up un corrispondente. Vai. Quindi mettiamo Liverani 4 e mettiamo collettivo 4. E vabbè, ma abbiamo fatto i voti ovviamente dell'Inter.
Se avessimo fatto quelli della Salernitana, giustamente avremmo messo probabilmente quel numero. No, il mio ragionamento, perché ci sono dei giocatori dell'Inter che sarebbero come Sommer senza voto. È una situazione talmente facile, una scatoletta aperta di tonno, già aperta dalla squadra avversaria. Diciamoci ovviamente, non vuole sminuire la forza, la superiorità, il primo posto, i punti di vantaggio, tutti i meriti che diciamo in altre partite all'Inter, no? E che diamo all'Inter. Diciamo anche che una partita così, con la squadra che i dati li ha riassunti ottimamente Michele, cioè non si è visto un primo tempo in Serie A fino ad oggi con 0-0-0 e la tua squadra 9-14, tutti i numeri snocciolati da Michele ottimamente. Quindi dico, non sono demeriti, non tolgono potere alla forza dell'Inter, ma fanno capire che la partita del giovedì con la Primavera l'Inter ha sudato di più. Si è abbattuto un uragano sulla Salernità, cioè diamo anche una piccola... Spezziamo una lancia. No, perché, ripeto, lui aveva provato questa squadra un po' più, perché ha giocato, come diceva Paolo, anche con il Lecce, un gioco propositivo. Sempre propositivo. Però dopo, quando ha dovuto fare le scelte, si è messo a 3 con i due esterni, quindi a 5. Mm-hmm. Il problema è che un po' sono tanti nuovi, dobbiamo dire pure questo. Un po' non sono proprio riusciti a ripartire mai. Ma sulla fascia sinistra, l'Inter è stata devastante. Sì, ma anche a destra. No, cioè, molto di più a sinistra. Sì, bastoni da una parte, dall'altra Dumfries o Barella. Anche al centro. Ma Pavar sì, anche al centro. Campo, cioè. Anche sopra, anche sopra, a... dietro, di fianco. Siete veramente terribili. Però, ha giocato nella continuate a mettere il coltello nella piaga. No, però è giusto in questo caso, ripeto, cioè non è che, per modo di dire, cioè Inzaghi... Che è lui il direttore d'orchestra, sì. È giusto mettere il voto come in un'occasione come questa. Sì, ma senz'altro Meda è molto cresciuto, non c'è dubbio. Io però proporrei una cosa alla regia e col consenso di Vittoria. Sì, certo. Anche tuo. Di seguire Ascoli Cremonese, che non sono 0-0 al 52esimo. E io che ti dico anche sì, certo, cioè capisci come mi trai 0-0 solo, 0-0. Almeno una partita. Non voglio entrare in inganno, carino anche. Che è una partita con un po' di pathos. Davvero, Antonio? Qui c'è un po' di pathos in questa partita, ecco, di cui parlava. Ezio non ti ho mai visto così scoraggiato. È bello perché poi prontamente... No, non sono scoraggiato. Cioè, ma mi sembra quando Antonio ed io al giovedì andavamo a vedere Juventus-Pertusa... Juventus Bacigalupo, ti ricordi? Beh, che belle gite che facevate, ragazzi. Sai, in questo No, eravamo vidoni. Prendo le distanze da queste dichiarazioni. C'è qualcosa che non quadra, scusatemi. C'è l'ala destra che mi dice una cosa, l'ala sinistra che mi dice un'altra. Qua vorrei sapere chi mente, Ezio Morina o Antonio Paolino? No, andavamo a vedere queste. A voi larga sentenza. Eravamo a Vidovo e guardavamo l'amichevole del giovedì, che era una partita più interessante e più intensa di quella di questa sera. Bene. Con tutto il rispetto per tutti, perché mi sembra che proprio... Sai che cosa lo dimostra? Che Barbato ha smesso di cantare. Cioè, anche Barbato se ne è reso conto. No, stava aspettando. No, scusami, stava covando. Esatto. Aspetta, cosa Simone, seria. Diamo un attimo la linea Paolo. 16 tiri a 0 da parte dell'Inter. Ma sì. Ho detto. Hai dato dei voti. Chi mi diceva 7 più 7, 14, dice 16. È Antonio 16, che ha dato dei voti alla Salernitana. Io direi 4. Un voto generale. Di solito, sai, metti SV senza voto. NC, non classificabile. Io metterei NP non pervenuti. Cioè, proprio questi non oppure sono... Oppure, come cantava Fabri Fibra, NCS non ci siamo. Ma tu sei... Che citazione! Tu sei troppo bravo. Che citazione, ragazzi! Tu sei rapper, sei giovane. Allora, a proposito di canzoni, io ho quasi timore a domandare a Simone Barbato chicca del midley. Ecco, un dell'intervallo. Midley. Un midley. No. Ma cosa ho fatto? Aiuto! Il meglio di... Azzurro è il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. E vengo a diretta studio a sostenere l'Interale. Con te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Aiuto! Vengo da te. Il treno della Juventus finalmente all'incontrario va, e meno 3, e meno 6, e meno 9. Un'ossessione. Ma tu dove? Adesso sono meno 10, meno 10.
almeno 10. Pazza Inter amara, è una storia infinita che dura una vita. Pazza Inter amara. Midley, raga. In questo momento, sai quanti gol ha segnato la Juventus? 36, l'Inter, ecco. 58, 22 gol il Milan di differenza. Di differenza, no, il Milan qualche gol, però ha subito di più. Che possono essere potenzialmente 13. Molto di più il Milan. Arriva Slani. Sono ossessionati. Arriva Slani. Arriva Slani. Il violino dei Balcani. Arriva Slani. Dai, chi inseriresti, Simone? Chi inseriresti? Facciamo quattro gambi, dai, perché c'è l'Atletico. Martedì c'è l'Atletico. C'è chi ancora è contro una Serie A a 16 a 18 squadre, ma facciamolo la Serie A 16 a 18 squadre. Oppure questo non va bene. Non avete fatto finire a Slani. Vai, vai, dimmi cambi. Ah, no, non sia mai, dai. Io inserirei Arnautovic e Sanchez, Arnautovic, sì, e Sanchez, e Klassen per Mkhitaryan. Questi tre subito, gli altri due me li tengo da gestire durante il secondo tempo. Uno. Anche perché ti giochi comunque la Champions. Comunque scordati che troverai una difesa come quella della Salernitana. No, l'Atletico, Simeone, anche se quest'anno è un po' più occhio offensivo. Occhio a rimanere col Cerino in mano. Addirittura col Cerino in mano. Allora l'Inter col Cerino non ci rimane, Antonio, perché ha vinto la Supercoppa, quindi un titolo già l'ha messo a casa, l'ha messo da la parte. Supercoppa non è un titolo. Come non è un titolo? Sì. Pure abbiamo vinto. Beh, ma se non vinci lo scudetto quest'anno, Michele. Siamo a febbraio, siete vice campioni d'Europa, per esatto, migliorarvi esatto. Dovete dobbiamo fermarci vincere. Per la pubblicità, giusto. Però io vorrei fermarmi con Simone Barbato, che giustamente doveva terminare su medley. Arriva Slani, il violino dei Balcani. Antonio, si stava parlando di numeri, no? Michele ci ha snocciolato dei numeri di record per quanto riguarda la sua Inter, per quanto riguardano i suoi giocatori. Io ora ti faccio un numero, record negativo però, perché sono 1000 i giorni, hai capito? Da cui Allegri, sì, non alza un trofeo. Canta Claudio Baglioni, giusto? Cioè quella canzone lì, 1000 giorni di te e di me. Ok, ci sta, ci sta, me la sono cercata, ci sta, ci sta. No, adesso Paolino deve cantare. No, però dai, commentami questa cosa, anche perché poi Allegri ovviamente ha spento il fuoco, no? Inevitabile. Però comunque intanto è un dato che ti fa pensare, perlomeno, soprattutto in questo momento che sta comunque sedendo la panchina, cioè che sta presidiando la panchina della Juventus, che è una panchina prestigiosa, che si sa, la Juve è sempre stata proiettata nella vittoria, ha sempre visto i trofei importanti, obiettivi, capisco, eccetera. Certo, assolutamente. Capisco, cioè, terrei due cose separate, cioè, sì, il percorso dell'Inter di quest'anno, questo dato che ha fatto sorridere un po' in conferenza, che abbiamo trattato come dato sicuramente negativo. Io diciamo che quando ha un dato negativo di questo tipo, rilancio con i 3.450 giorni di soddisfazioni quando la Juventus ha compiuto l'impresa dei 9 scudetti. Cioè, certo, sono tanti, ma non per riequilibrare e dosare le parole attorno ai concetti, perché poi nel calcio bisogna tornare a vincere. Il terzo anno puoi ancora salvarlo con una Coppa Italia, il secondo anno sei stato cacciato brutalmente dalla Coppa, altre grosse responsabilità al secondo anno per come si era voluto riprogrammare il ritorno di Allegri, ne vedo poche. La Juventus deve costruire, deve ricostruirsi. Allegri sotto questo aspetto è un ottimo gestore, è un ottimo allenatore, un ottimo aziendalista, e probabilmente è stato richiamato proprio per riportare, traghettare la Juventus verso un qualcosa che potrebbe finire, secondo me, quest'anno, il prossimo anno, ne abbiamo già parlato. Certo, sono tanti, però bisogna anche mettersi d'accordo. C'è la certezza, ci sarebbe stata la certezza con un altro allenatore di fare molto meglio. Scusa Antonio, Cornerone, è arrivata terza. Cornerone, l'undicesimo, parte Calhanoglu, palla al centro, Carlos Augusto anticipato, ancora Mkhitaryan di testa, alimenta l'azione in area di rigore, niente da fare, respinge ancora la difesa della Salernitana, che adesso prova a ripartire per la prima volta in questo secondo tempo con Candreva, il lancio a tagliare tutto il campo, ma fa buona guardia ancora Calhanoglu, poi il colpo di testa di Ciaunà, recupera l'Inter, comunque c'è un Bastoni
sontuoso, sì, veramente. Ma non riesce ad arrivare in aria la Salernitana. Sì, ma Bastoni fa dei lanci, ne avrà fatti almeno 10 in questa partita, come, ma tutti sul piede. Come dicevo prima, convieni con me, Borrelli, che Bastoni ha un calcio d'altri tempi. Sì. Cioè, non se ne venivano da anni di giocatori con quel tipo di calcio. Intanto abbiamo aggiornato i tiri 19-0, 8-0 nello specchio della porta. Pensa. Con quella che si chiama la classica frustata. Attenzione a Çalhanoğlu che è il tiro, se lo prepara sul destro, Barella, Çalhanoğlu, ancora Barella, Çalhanoğlu, doppio triangolo, alla fine vogliono arrivare in porta con il pallone, non ci riescono, Salernitana che si salva ancora, 55 minuti, 10 nel secondo tempo, la notizia che l'Inter non fa ancora il quarto gol. Ma è nell'aria, attacca ancora, ha sprombattuto, non si è fermata l'Inter. Credo che sia arrivato il momento dei cambi, però. Così caro sei più mister. Sereno con 4-0. Com'è? Sei più tranquillo. Se fai il quarto, 4. Sì, il poker. Quanto... Beh, perché il 3 come all'andata. Comunque non ti fa no, facciamo un 4 come all'andata, così. Allora, 4. Devo far concludere Antonio e poi c'era Ezio Morina, che si era prenotato in coda chiaramente per commentare quanto stesse dicendo Antonio. Antonio, prego, esatto. Ferma, cioè continua pure, che ti avevamo bloccato per il gioco. Ma non vorrei dilungarmi, non vorrei sembrare l'avvocato difensore di una situazione che chiaramente deve portare a qualcosa anche di concreto, nel calcio la Juve, però ripeto, non sono stati quelli dopo Pirlo, ma già quelli con Sarri e Pirlo, si intuivano che non sarebbero stati quelli a seguire degli anni facili. È un allenatore che potrebbe dare molto di più, se ci fosse, a mio avviso, anche maggiore qualità in questa squadra. E quindi sa benissimo i limiti, i difetti, e a mio avviso, con la sua gestione, non si rischierebbe mai di sprofondare se non in occasioni circostanziate in una partita, ma arrivi a quel traguardo aziendalista che la società pretende e pretenderà fino a quando, non so, ma io penso al massimo ancora un anno. Certo, un secondo Ezio, perché nel frattempo c'è stato un contrasto tra Barella e Dia, nulla di grave, però vedevo sussultare Michele, anche no, essere un attimino arrabbiato. Sì, per la dinamica. Ma perché io non capisco perché non arrivino i cambi, cioè bisogna rischiare magari un infortunio, un affaticamento, siamo al 60esimo, al 57esimo, punizione adesso per la Salernitana. Hai due squadre, hai il turno di Champions, stai vincendo 3-0, esatto, con una Salernitana esatto. Che peraltro sembra attenzione, non essere pervenuta. Attenzione, tiro di Basic, no, la lascia a Candreva, il tiro di destro, deviazione in angolo, forse no, ha sbagliato a colpire il pallone, quindi nemmeno il calcio d'angolo per la Salernitana. Sì, dai, adesso deve cambiare, perché sennò abbasso l'8 del primo tempo. Ma perché non lo sta facendo, secondo te? Perché mancano 2 minuti e mezzo ancora, al 60esimo. Non vuole dare nessun segnale di sottovalutazione di ogni Vabbè, cosa. Ma non mi puoi dire che stai sottovalutando la Salernitana, questa Salernitana che abbiamo criticato. No, lui vuole, tanto. Come si dice, rimanere sempre sul pezzo. Non vuole dare messaggi sbagliati, sai, il turnover spinto, i cambi a fine primo tempo. Chi gioca martedì ha necessità stasera di giocare un'ora. Appunto, questo ci spiegano i preparatori. Appunto, in una partita perfetto. Semplice, perfetto. Il risultato, una partita dove non ti pressano, dove non picchiano, in una non partita è necessario giocare un'ora. Vedrete che a un'ora, fra 3 minuti, poco più, poco meno, i dati tecnici, quelli dei preparatori, portano a ricollocare le cose. Devi perfetto. Giocare un'ora per fare un buon allenamento e continuare sulla falsariga di quello che hai fatto fino alla vigilia di questa non partita. Salernitana che comunque non sta dando, anche nel secondo tempo, segni di... di risveglio. Sì, di risveglio. Però nel secondo tempo... Segno di nervo, di forza. Niente. No, però nel secondo tempo ha blindato il 3-0. Non hai subito il quarto gol, anche se l'Inter ci è andata vicino con Çalhanoğlu. Sì, ma anche De Vrij con un colpo di testa, sempre su angolo, l'Inter ha collezionato angolo su angolo. Adesso devo dire che negli ultimi 10 minuti anche la furia agonistica dell'Inter, un po' le sostituzioni, un po' la partita del martedì. A questo ma anche punto, perché veramente sarebbe uno sforzo... Inutile perché sul 3-0... Se non, come dicevi, magari sbloccarsi, no, per i giocatori in essere che sono entrati adesso, che magari sono a caccia di gol. Ecco, l'Inter possiamo dire che però ha fatto rifiatare i due esterni. Sì. Acerbi no, perché non ci sarà nemmeno martedì. Al 60esimo le due punte e il regista Çalhanoğlu. Quindi adesso poi con il quarto cambio... Anche Mkhitaryan era uscito nei primi 3, quindi siamo 6 giocatori di movimento su 10, e bene così. Io forse il quinto... I titolari di martedì.
Eh sì, ne mancano quattro. Io toglierei adesso come quinto cambio, però gli allenatori non lo fanno mai prima dell'80esimo perché può succedere qualsiasi cosa. Ecco, uno preziosissimo che sta benissimo, adesso tra l'altro ha subito pure un fallo, Bastoni, perché per Sì. l'importanza tattica che ha nel fare fase difensiva e fase offensiva. Però ripeto, secondo me Inzaghi aspetterà ancora qualche minuto perché non fa mai l'ultimo cambio prima, un po' per le regole scientifiche che ricordava prima Antonio Paolino. Qua non è una questione, diciamo, fisica, ma è proprio una questione di rischio. Anche perché Bastoni Certo. sta prendendo delle botte, quindi è meglio Adesso toglierlo sì, perché è ma troppo se importante. dici che ruolo è Bastoni? Non si sa. È ala sinistra, è È vero. difensore, è centrocampista, è regia, fa tutto, fa. Bravo con tutto, con i gomiti, con tutto, quello del Io non ho Verona ancora ancora. capito Ma sei come mai. ossessionato, Io no, Borelli, ossessionato. non ho ancora capito come mai non tira le punizioni Bastoni, perché ha un No, ma piede. perché Ci sono Di tira Marco Giacomo Cianoglu Itachi? che sono due specialisti, insomma. Perché in qualsiasi Barbato. altra squadra Bastoni tirerebbe tutte le punizioni dalla destra. O tiri le gomitate o tiri le punizioni. Ecco, per Lui esempio, nel esce. centrocampo No, della Juventus non Bastoni andiamo su sarebbe certi titolare. discorsi. Nel centrocampo Marina. della Juventus Bastoni sarebbe titolare, Antonio Paolino. Te li faccio commentare l'affermazione di Michele Borrelli. Come la vedi? Oh, entra Buchanan, l'esordio. Esce Uè, proprio esordio. Bastoni, come dicevamo. Grandissimo. E Esce proprio tutte le Bastoni, un applauso, ragazze. standing Beh. ovation per Quale Bastoni. occasione se non questa, no, E migliore? tutte le ragazze che passavano di là. È vero. E quindi che cosa succede? Succede che dovrebbe arretrare Carlos Augusto nei tre di difesa. E vediamo tra Dumfries e Buchanan, sono tutti e due più destri. Forse proprio Buchanan andrà a sinistra. Vediamo, sono curioso. Sì, Buchanan quindi a sinistra e Dumfries a Eh destra. sì, perché è destro, no, Sì, lui è Buchanan? destro, però evidentemente Inzaghi lo vuol far giocare anche adesso anche a sinistra, è un quarto d'ora Sì, scarso. nel calcio moderno i destri sono sempre quasi sempre a sinistra, i sinistri sempre a destra. Nel calcio di una volta invece il destro giocava a destra, il Non era sinistro specchio. Ma voi lo conoscevate, giocava a sinistra Buchanan? perché Certo, l'Inter lo insegue da 2 anni, il Buchanan. compito del giocatore era solo quello di mettere la Hai palla in mezzo. risposto certo Invece come il ti compito avessimo del chiesto di giocatore moderno Zico. di Ma farlo Buchanan ha fatto i è mondiali, quello eh? di. Col Canada, non l'hai visto il Allora, mondiale? voglio ritornare ad Antonio Paolino. Antonio, se Bastoni fosse un giocatore della Juve, sarebbe sempre schierato a centrocampo, come Potrebbe diceva prima giocare anche a Michele Borrelli? centrocampo, dico, per la classe che ha. Chiediamo No, perché al ha le raccoglio. caratteristiche di chi sa impostare bene dalla linea difensiva, ma resta un difensore. Quindi lo sfrutterei con una linea di centrali più forte, parlando della Juve di quest'anno, ma da dietro perché sa sfruttare bene molto, due cose fondamentalmente. La finezza del suo piede, che è sicuramente un grande vantaggio per un difensore di quella stazza. Ma soprattutto non solo le partite, non guardo solo le partite contro la Juventus, ma in tante occasioni è un giocatore che riesce a dettare anche i tempi per gli Esatto. inserimenti, degli altri giocatori o per se stesso sulla corsia esterna. Quindi sa fare con naturalezza quello che a volte, Però si Antonio, impiega troppo tempo a spiegare ai domanda agli compiti giocatori. europei, siccome lui è abituato a giocare a tre, e giocando a tre va anche molto in avanti, come se fosse un terzino sinistro, un'ala sinistra, Sì. giocando a Bisogna un po' quattro, fermarlo a volte. però dico, giocando a quattro non vai a depotenziare quella che è la sua migliore qualità, cioè quella di proporsi in avanti. Per me, non lo so, sia Buongiorno, sia Acerbi, sia Bastoni, l'Italia ha tutti i difensori, anche lo stesso Gatti, abituati a giocare di più a tre che a quattro. Attenzione, lancio per Arnautovic, palla che sfila, Arnautovic, il tiro Fuori gol! gioco. Annullata la prima gioia, si arrabbia Arnautovic, dice ma la prima volta, voglio segnare la prima Volevo volta a San ancora. Siro. Disperato Marco È Arnautovic, si merita la disperato, canzone. capisci? Marco Disperato. Arnautovic. No, io. Arnautovic, Arnautovic, Perché è austriaco. Arnautovic, 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 Arnautovic. Ecco. Arnautovic, Perché è Arnautovic, austriaco. Attenzione, attenzione perché lo Arnautovic, stanno rivedendo. Vediamo se dopo c'è tanta un check. fatica riesce. Check in corso. Dai, dai, dai. No, fuori Fuori gioco, fuori Nulla. gioco, Ma fuori ce l'avevo gioco. visto Che già. vittoria È per stregato per rispondere. Ce l'ho Arnautovic. io, c'è bisogno. Mi Cioè, rispondi? per rispondere a te,
diciamo che Bastoni, ipoteticamente alla Juventus, Juve, sì, mi darebbe qualche garanzia in più di Alessandro. Ecco. Se ci vuole poco. Ma la domanda è, ma perché Allegri continua a schierare Alessandro e non mette Rugani che nell'ultimo periodo domani si lo è mette, riscattato? Domani lo mette. Soprattutto dopo il quasi autogol con l'Udinese? Domani lo mette, vedrai. Va bene, ragazzi, ripartiamo da qua. Inter 3, Salernitana 0, Inter che ha appena sfiorato il poker con... una rete che però ma non è stata convalidata. Ma regge il pronostico di Simone, Vittoria. È vero. Regge il 3-0 pronosticato da Simone. Attenzione, attenzione, 80 minuti sul cronometro. Eccoci, siamo tornati insieme. Tra l'altro io vi ricordo che questa sera al termine di Diretta Studio seguirà la trasmissione sociopolitica Area Pulita di sera, capitanata da Simona Arrigoni, quindi l'appuntamento è imperdibile. Detto questo, 84 minuti sul cronometro, Inter 3, Salernitana 0. Un'occasione da raccontare, Michele Borrelli, durante la nostra pubblicità. Sì, vediamo prima questo cross di Dumfries che pennella per Buchanan sul secondo palo, anticipato da Sambia, che però si deve rifugiare in calcio d'angolo. Era stato proprio il canadese Buchanan, TJ per gli amici TJ, a dribblare proprio Sambia, che rinviene su di lui, lo tampona, ma alla fine l'arbitro dice tuffo di Buchanan, che sentitosi toccare un po' cade. Comunque, troppo facilmente era sbilanciato, quindi niente. Beh, rigore, calcio d'angolo per l'Inter. Ha già capito con l'antifono. Calhanoglu, 18° calcio d'angolo, a zero. Attenzione, ancora Inter in aria con Klaassen, ci prova, poi la rovesciata di Pavard che sfiora il gol. Benjamin Pavard, Benji l'interista. Comunque, stanno aspettando. Ecco la rovesciata di Simone Barbato. In grande stile. Guarda, è proprio Pavard. Un peccato, guarda, che non si possa vedere l'interezza di Simone. Grazie, regia. Sarebbe stato veramente un grandissimo buco televisivo non mostrare con tanta bravura, con tanta sapienza, con tanta, non lo so, vorrei vedere l'espressione di Antonio Paolino che non sa più dove guardare, dove mettersi le mani nei capelli. No, se mi ripropone anche il tuffo in area di rigore di TJ, giocatore in precedenza. Ecco. Dice TJ. Tu dici vai, così. Vai col tuffo di TJ, Simone. Era fuori, era uscito la pubblicità. Ecco, il tuffo. Michele, complimenti per l'obiettività, il tuffo del giocatore dell'Inter. È stato stilisticamente. Ho visto la panchina dell'Inter come sempre lamentarsi 25 minuti. No, stilisticamente è stato bello. Ha già capito l'antifono. Ma che ha capito che hai 0 rigori contro l'Inter, 4 rigori contro. Quello gli è clamoroso qui, scusa, è che voi state aspettando il quarto gol come fosse il primo. Questo è il problema. Come peraltro se dovessero ancora vincere 25 Paolo. Tiri a 1, però la Salernitana ha sbloccato la casella tiri totali 25-1. Ma sai qual è il tiro? 9-0. Non devono punizione passare sotto il tiro, calcetto. Michele, la punizione di Candreva uscita 25 metri fuori. Non è proprio nello specchio, ma da quelle parti, diciamo. Sono passati i tempi quando faceva quei bei gol nell'Inter da 40 metri nel 7. No, quest'anno ne ha fatti 5, anche belli, molto belli. Quindi Candreva, il vizio del gol non se l'è tolto. Complimenti a lui che, comunque, come ricordavamo, Candreva, grandissimo giocatore. Tra un po', sì, 37enne, quindi complimenti a lui. Ricorda un po' Maicon come tiro. Adesso sì, non passiamo da un estremo all'altro, dai. Come tiro, Maicon. Allora, Michele, alla luce di quanto tu stai vedendo questa sera, no, della tua Inter giocare in campo, che cosa ti aspetti dal turno di Coppa? Mi aspetto un Inter che possa giocare anche un po' più leggera di questa pressione che c'è nel campionato, devi vincere, devi vincere, devi vincere. In Champions è vero che comunque, come ricorda sempre Ezio, l'Inter viene da una finale di Champions League, quindi non è che può fare la comparsa. Vice campioni d'Europa a testa alta, giusto, come ricordi sempre. A testa altissima, come ricorda anche sempre io Guardiola. Io per 7 volte però allora l'Atletico Madrid è una squadra rognosissima nel doppio confronto, perché verranno a San Siro, secondo me, a fare soprattutto una partita difensiva, anche se quest'anno stanno giocando un po' di più all'attacco. Gli mancherà Morata, perché si è fatto male al ritorno, però dovrebbe esserci. Però l'Atletico Madrid ha comunque giocatori di tutto rispetto, è un condottiero come Simeone che sicuramente venderà cara la pelle. Io ho visto 3 volte l'Atletico nell'ultimo mese e mezzo con Real Madrid, tutte e 3 le volte al 90° erano in parità con Real Madrid, poi una volta ha vinto, una volta ha perso i supplementari, l'altra volta era campionato 1-1. Attenzione a Dumfries che crossa per Buchanan, anticipato. Buchanan era assente completamente.
Sta giocando a sinistra Buchanan perché è entrato al posto di Bastoni, arretrato Carlos Augusto e Buchanan fa l'esterno a tutta fascia. No, capito, Antonio, ma perché tu e io siamo stati 7 volte vice campioni d'Europa? Ma eravamo perché 7 volte col Benfica sono record pesanti. Quelle che hanno perso la finale eravamo. Ma guarda, mi ha colpito molto come hai dichiarato in modo pulito, esemplare, la differenza. E vorrei che riflettessero anche le persone che il calcio lo intendono in questo modo. Noto invece che i titoli sono un po' gonfiati a volte, i cerini sono un po' grossi altre volte, i rigori vengono valutati in un certo modo. Non si tratta di piangersi addosso. No, vorrei un calcio sgonfiato da queste situazioni. Cioè chi arriva in finale, che arrivi una volta, l'unica volta nella sua carriera, nel suo percorso, ne arrivasse qualche volta di più, basterebbe anche solo o non parlarne o parlarne con maggior rispetto, quel rispetto che manca nella cultura sportiva di questo paese. Ecco, allora Antonio, visto che siamo da te e visto che ormai, salvo ovviamente clamorose cose da raccontarci, Michele, tu entra a gamba tesa, un minuto più recupero, tra poco capiremo quanto darà l'arbitro. 5 o 6 minuti ci sta. Alla luce di questo risultato dell'Inter, un minuto, massimo domani due. Più che mai è fondamentale per la tua Juventus tornare a vincere. Hai la trasferta alle 18 che ti vede impegnato con il Verona. Che cosa ti aspetti dalla partita e soprattutto quale sarà la strategia di Allegri proprio per sbloccare questa Juventus che perlomeno nelle ultime giornate è diventata un po' irriconoscibile? Per certi versi sì, imprevedibile anche riflettendosi e rispecchiandosi nello specchio. Dico che spero che la Juventus sia andata a dormire questa sera prima, ecco. Non per l'Inter, ma che non pensi più all'Inter. Sì. Forse ci ha pensato anche troppo all'utopia di poterla raggiungere, però era giusto inseguire magari l'utopia o il sogno. Dico che da domani mi aspetto. Scusa Antonio, perché c'è una bellissima azione dell'Inter in ripartenza con Dumfries, che cosa? Palla deviata, Arnautovic, gol! Marco Arnautovic, hai sbagliato il pronostico. A San Siro, con la maglia dell'Inter, tanto inseguito da lontano 2009-10, poi ovviamente è andato via dall'Inter per tanti anni, è tornato e ha messo il sigillo all'andata 0-4, al ritorno 4-0. Seconda palla messa in mezzo da Dumfries nella serata, stavolta deviata, ma Arnautovic è riuscito in quello che voleva fortemente, il primo gol a San Siro, secondo in campionato, perché aveva segnato anche a Genova. Almeno Barbato non ha azzeccato il pronostico. E seconda cosa, è arrivato il poker che tanto Michele stava aspettando, stava bramando. L'Inter sigilla in maniera ulteriore il suo risultato, la sua vittoria, e finisce qua, che finisce termina qua, ragazzi. Aspettavano tutti solo il gol di Arnautovic, anche l'arbitro che ha detto può bastare così. Internazionale 4, Salernitana 0, 63 punti, 59 allora, gol fatti, 12 Antonio, subiti. Poi torniamo da te, visto che abbiamo pochi minuti prima della sigla, della pubblicità, e io vi ricordo ancora una volta che al termine di Diretta Studio vi aspetta Aria Pulita di sera con conduttrice Simona Arrigoni, questo programma di sociopolitica che vi terrà compagnia tutta la sera. Appendiamo Michele Borrelli, velocissimi, anche se qualcosa mi dice che avrai un voto unilaterale per tutta la tua squadra, per ma anche il mister. Ma parlavamo di Juve, c'era Paolino che doveva finire. No, mettiamo, dai, mettiamolo il ho voto. Ho detto ad Antonia che sarei tornata da lui, ma up and down per forza. Confermo il voto a Inzaghi, 8 del primo tempo. 8 complessivo. 8... No, dai, mettiamo il down, no, però gli up mettiamo. Inzaghi 8. Ok. Diamo anche a Lautaro un bel 7,5, visto che ha fatto il 20° gol. Solo 7,5? Eh sì, perché ha sbagliato il primo? No, perché comunque non è che è una prestazione, eccellente, più che buona. E poi do anche un bel 7,5 a Bastoni, che veramente secondo me ha fatto un partito. No, hanno fatto tutti, però Inzaghi 8 racchiude un po' tutti gli altri.
però dovendo citarne due, Lautaro che continua a segnare e Bastoni che ha fatto vedere l'altra partita, ho citato Mkhitaryan, stavolta cito Bastoni, sono due tuttocampisti che raccontano anche un po' la cifra di gioco che propone l'Inter di Inzaghi. L'Inter con questo poker sigla in maniera ulteriore il primo posto in classifica, 63 punti più 10 dalla Juve, con sì una partita in meno da giocare, quella con l'Atalanta, ma con la Juventus che domani sarà impegnata nella trasferta del Verona, e quindi si stava parlando proprio di questo. Antonio, riparto da te, eccomi. Sì, velocemente, io darei mezzo punto in più a Lautaro. Anch'io. Per i tanti gol, sì, pesantissimi, e mezzo punto in meno a Inzaghi. Queste partite, forse anche Barbato sulla panchina dell'Inter avrebbe potuto fare lo stesso determinazione. Adesso non esageriamo. Tornando invece alla Juventus, dico che domani, per una questione di dettagli, per chi ha seguito attentamente la conferenza di Allegri, i dettagli riportano, abbiamo riso, abbiamo scherzato, siamo un po' preoccupati, quindi ripiazziamoci con il pullman davanti alla nostra difesa, sfruttiamo le caratteristiche dei singoli e guai a sbagliare i dettagli, soprattutto in fase difensiva. Si parte dallo 0-0, ti basta l'1-0 per ritornare alla vittoria, accorciare le distanze.